Poche ore della partita con la Caratese, con quale spirito vi apprestate ad affrontare il primo dei due spareggi per la salvezza? Beh, è una settimana che ci stiamo preparando molto bene, secondo me. Il mister sta attuando il suo programma, che praticamente sta cercando molto di velocizzare sia la manovra e sia proprio l'intensità del gioco. E quindi stiamo cercando di fare allenamenti rapidi, in velocità, per cercare comunque di mettere questo in pratica la domenica, perché comunque domenica sarà molto caldo, perché così hanno detto, e noi dobbiamo cercare di metterla sull'intensità e anche molto sul possesso palle, perché loro sono una squadra molto, molto fisica, quindi noi dobbiamo, le nostre armi sono quelle di cercare di tenere più palla anche in virtù della possibilità di poterci giocare poi la seconda partita in casa. È che è probabile che soprattutto a carattere la difesa sarà messa molto sotto pressione. Noi, sì, sulla carta sì, però noi cercheremo, come ci ha improntato questa settimana il mister, ci ha detto comunque di cercare di non pensare a questo doppio vantaggio, diciamo, del pareggio, perché noi non abbiamo la squadra per poterci permettere di cercare di diciamo, tenerla o comunque di giocarla in un certo modo. Noi dobbiamo cercare di fare sempre il gol più dell'altro e di mettere tantissima intensità. Ecco, tu che ricordo hai la Caratese vista in campionato? Ripeto, è una squadra fisica, è una squadra che mette tanto sulla lotta, anche da noi ci hanno pareggiato all'ultimo, quindi anche da loro uguale, è una squadra che non muore mai, quindi lo ripeto, dalla nostra dobbiamo essere alla loro intensità e mettere le nostre armi, che sono comunque, come abbiamo fatto vedere nelle ultime 3 settimane, la gestione della palla e tante occasioni da gol che dobbiamo cercare di riuscirle a mettere in pratica almeno al 50%.